Un nuovo episodio di violenza ancora in piazza Cavour a Livorno. Qui nella notte un ragazzo di 32 anni di origine albanese è stato raggiunto da un gruppo pare di connazionali e c'è stato un litigio che è scoppiato per futili motivi ma che è presto passato alle vie di fatto. Qualcuno ha tirato fuori un coltello, il ragazzo è stato raggiunto da due fendenti molto profondi all'addome, gli hanno causato ferite molto gravi, gli aggressori sono immediatamente scappati, il ragazzo invece quasi esanime per terra è stato raggiunto dagli amici che hanno immediatamente allertato i soccorsi. I volontari parlano di una pozza di sangue in cui è stato trovato al centro della piazza il ragazzo. È stata immediatamente attivata la shock room dell'ospedale di Livorno e immediata anche l'operazione, andata a buon fine, non c'è pericolo di vita ma le sue condizioni restano gravissime. Le indagini degli uomini delle volanti hanno portato poi all'arresto del responsabile dell'accoltellamento, un connazionale, un albanese del 90, che è stato rintracciato presso la propria abitazione e da lì poi arrestato e portato in carcere con l'accusa di tentato omicidio aggravato e rissa aggravata. Certo è che questo nuovo episodio, sempre nello stesso posto, esaspera gli esercenti, i commercianti che vivono la piazza e raccontano di una situazione ormai insostenibile in cui le aggressioni avvengono anche all'interno degli esercizi commerciali. L'ho saputo stamattina e niente. Ma come ci sono stati altri problemi? Sì, io non so nulla di loro, io finisco alle 10 e vado via. Tutto. Ma ci sono stati altri problemi qui in questa piazza? Altri problemi, che io sappia, è il primo problema che sento dire, e me ne è successo uno anche a me, io ho già finito. A te è successo uno anche a te? Sì, mercoledì, al lavoro, e niente, è finita lì. Com'è andata? È andata e è finita, non ci sta più nulla, okay. Io non l'ho visto e lui non mi ha visto, tutto qua.